Stamattina siamo qui per presentare un libro, Napoli Campo Centrale. Tu farai degli interventi e facci capire dove ci porti col web. Allora, innanzitutto l'Ordine dei giornalisti della Campania è sempre attenta e vicina a queste iniziative, come questa del collega Luigi Gallucci, che presenta un libro, Napoli Campo Centrale, che può essere considerato un'enciclopedia vera e propria, in quanto grazie alla sua egregia descrizione ci dà tutte le informazioni della storia del Napoli Calcio anche ante 1926. Ovviamente io porto anche i saluti dell'Ordine dei giornalisti, presieduto dal presidente Ottavio Lucarelli e Mimmo Falco. La prima cosa è un piacere poterla intervistare, perché lei fa parte della nostra storia a livello di cronaca. Ma le voglio chiedere, che cosa è cambiato in questo mondo? Beh, è cambiato molto. Il giornalismo di oggi è diverso dal giornalismo dei miei tempi. È una testimonianza, è proprio il libro di Luigi Gallucci, perché lui trasforma la radiocronaca, tutto lo scudetto minuto per minuto, in un volume assai interessante, molto bello, che però racconta tutti i momenti delle partite del Napoli meravigliosamente, però poi dentro ci sono interviste, testimonianze e ci sono anche degli episodi ai più sconosciuti. Per esempio, volevo sottolineare solo una cosa: tutti conoscono il gol di Maradona a Città del Messico contro l'Inghilterra, il gol di mano, la mano de Dios. Beh, aveva fatto le prove generali Maradona, e lo racconta nel suo libro Luigi Gallucci, a Udine contro l'Udinese, aveva segnato di mano e l'arbitro non se n'era accorto. Oggi diventa, come vede, cambia il giornalismo, ma cambia tutto. Oggi con il VAR non sarebbe più possibile una cosa del genere. E la testimonianza che ci offre su questo scudetto atteso da 33 anni Luigi Gallucci è un volume da leggere e da tenere da parte, da consultare ogni tanto, perché ci sono statistiche, testimonianze di ex campioni, di giornalisti e di addetti ai lavori che spiegano il fenomeno Napoli di De Laurentiis. Che ci fa in questo libro? Il libro è una sorta di indirizzo che si vuole dare a quella che è la visione tradizionale dello sport, cioè Napoli che vince il tricolore, vince sul campo, nell'ambito dello sport in generale, nella fattispecie nel campionato di calcio, ma Napoli che ha storicamente dimostrato di essere una città da primato nei vari campi dello scibile, quindi una città di cultura, una città che ha 3.000 anni di storia, una città che ha espresso talenti, ha espresso una civiltà che è identificabile appunto in tutti i campi dello scibile. E quindi con Luigi abbiamo inteso raccontare, sebbene in maniera diciamo sintetica, questo background, come si direbbe oggi, di questa città, che non è la Cenerentola, non è la città che vince per caso, ma che c'è appunto un substrato socio-culturale, artistico, che può favorire questo e ben altre vittorie. Quindi quel sano orgoglio civico, quel sano senso di appartenenza che deve andare al di là del rettangolo di gioco, ma che deve vedere noi napoletani consapevoli della storia straordinaria della quale siamo depositari e abbiamo ereditato, e che ci deve però mettere nella condizione di essere all'altezza della stessa. Siamo con Luigi Gallucci, l'autore di Napoli Campo Centrale, un libro che parla del terzo scudetto storico del Napoli. Sì, salve a tutti. L'idea era quella di racchiudere il biennio Spalletti interfacciandolo con la storia del calcio a Napoli, che è praticamente ha oltre 120 anni, da quello che ho appurato e che traspare dal libro. E quindi ci concentriamo naturalmente nella narrazione del biennio Spalletti, però andiamo anche molto oltre. E poi facciamo degli approfondimenti di carattere storico anche su
tutta la Serie A, c'è un Albo d'Oro che non esiste, l'ho creato io, ma non per qualcosa, semplicemente basta leggerlo attentamente e capire se c'è in carta stampata, nel web, in qualche redazione televisiva o in qualche redazione radiofonica un lavoro fatto in questo modo, tutto documentato attraverso sitografia e bibliografia. È stato un lavoro abbastanza impegnativo, sono 370 pagine senza foto, quindi potete capire l'entità, però dicono quelli che lo hanno letto che si legge in 2 giorni, veloce, e questo è il dato che più mi soddisfa, perché io magari posso essere, diciamo, stato forse troppo esaustivo, però penso che se siamo riusciti anche a rendere fluida la cosa, tutto va a vantaggio della fruizione complessiva dell'opera. Posso anticipare che ci sono delle interviste eccellenti che io nel corso del biennio ho fatto, perché ho lavorato di grande approfondimento, ho cercato di mettere a frutto tutto quello che è il mio modus operandi. Amici, colleghi, persone anche di ambito universitario hanno definito un racconto scientifico sul terzo scudetto. Io non sono un filologo, sono semplicemente un giornalista che prova a mettere insieme i fatti. Un libro oggi probabilmente è un grande strumento per valorizzare coloro i quali riescono a operare di giornalismo in approfondimento, nonostante il fatto che ci sia tantissimo materiale digitale e ci sia quasi un'invasione dell'ambito digitale rispetto alla carta stampata e gli altri mezzi che già conosciamo. Quando si chiude un libro, generalmente manca sempre qualcosa che uno non ha scritto. Che cosa ti manca in questo libro? Bella domanda. Mi manca un'intervista che volevo fare ad un grandissimo giornalismo italiano che purtroppo non ho potuto fare. Devo dire il nome? Marino Bartoletti. Un'altra domanda per me. Lei conosce, ha vissuto nell'area nord di Napoli, un'area complicata per tanti aspetti. Quanto è importante essere presenti, poter fare eventi di questo tipo, oggi a Marano, domani a Mugnano? Se si fa cultura, se si fa letteratura sportiva, se si fa saggistica, vuol dire che si è su un livello rispetto al quale è importante tendere. Io ci sto arrivando passo passo, mi sono posto altri obiettivi al di fuori di questo libro, le dirò, io questo libro l'ho fatto quasi per caso, 2 anni fa progettavo un altro libro, ce l'ho già paragrafato, come si dice in gergo letterario, devo sviluppare parecchi paragrafi, però lo schema già c'è. Poi è arrivato questo scudetto, lavorando col modo giusto mi sono trovato, ecco, in una coincidenza temporale che mi ha consentito poi di poter trovare un editore velocemente, devo dire la verità, ringrazio Urbone Publishing per questa opportunità, la massima libertà espressiva anche, e oggi nemmeno questo è qualcosa di scontato, noi tra detti lavori sappiamo un po' come sono le situazioni, e quindi è venuto fuori questo libro, ci abbiamo messo per assemblarlo 4 mesi, da maggio praticamente a settembre è venuto fuori così, poi la gente lo sta gradendo.